Parigi edizione 2012, soprattutto questa edizione che è carica di tante aspettative dalle case automobilistiche, guarda il futuro e lo fa in modo virtuale, soprattutto Mercedes che propone così come esercizio di stile, come concept o meglio come opera d'arte, quelle che saranno gli stilemi e le tendenze della nuova linea S. Per vedere che cosa diventerà Aesthetics, quali saranno le forme finali della berlina di lusso, bisogna aspettare Shanghai. Mentre qua dal Salone di Parigi, nell'angolo dedicato a Mercedes, godetevi le novità. Tante novità per Mercedes-Benz qui a Parigi, a partire dalle vetture compatte. Festeggiamo grande successo della classe A anche in Italia, 70.000 ordini nel mondo, abbiamo già esaurito gli ordini anche per l'Italia, oltre 1.500 contratti da 2 settimane la vettura è in vendita nei nostri concessionari, quindi anche tanti complimenti e congratulazioni alla rete che ha aperto per 2 fine settimana consecutivi i propri showroom. Quindi classe B, 100.000 vetture vendute, festeggiate con una nuova versione a metano, molto importante per il nostro mercato, soprattutto l'anno prossimo con l'arrivo anche degli incentivi, riusciamo a ridurre il costo del carburante del 50%, manteniamo inalterate le prestazioni, 156 cavalli, 500 km di autonomia, piacere di guida grazie alle bombole di metano alloggiate sotto il pianale, quindi con un baricentro particolarmente basso e quindi non andiamo neanche a ridurre l'abitacolo e il vano di carico, una soluzione perfetta che aggiunge le zero emissioni a tutti i valori tipici di Mercedes. Manteniamo aperto uno sguardo verso il futuro, ovviamente sia con Mercedes-Benz che con il marchio AMG. Se parliamo di Mercedes-Benz, alle nostre spalle abbiamo il concept della CLA, la prossima coupé 4 porte compatta che vedrà la luce la prossima primavera e sulla quale puntiamo molto anche in Italia. Quindi abbiamo l'Aesthetic S, quindi uno studio di design che ci anticipa le linee del futuro delle berline premium di lusso, che continueranno a esistere, avranno un ruolo molto importante, saranno sempre più ecocompatibili e tecnologiche. E poi AMG porta l'SLS Electric Drive, un esempio di come l'elettrico da un lato può ridurre le emissioni ma dall'altro può anche aumentare le prestazioni. 3,9 secondi 0-100, 4 motori elettrici sulle 4 ruote, quindi trazione integrale. Dalle compatte alle supersportive, quindi abbiamo la soluzione per ogni esigenza di mobilità, fra l'altro adatta alle varie situazioni di mercato. Indubbiamente classe S è la berlina premium più venduta al mondo e anche per noi è tuttora leader di mercato insieme alla berlina E e alla berlina C. Quindi il meglio della tecnologia di Mercedes da sempre nasce su classe S. Anche in questo caso, se vogliamo anticipare delle linee del futuro, le tendenze, dobbiamo partire dalla S.